Allora ragazzi, bentornati su Cyberpunk 2077. Andiamo a vedere, c'è un nuovo splash screen. Vediamo cosa dice. Niente. Non dice niente. Questo Doc Paradox è uno dei Netrunner ribelli che vuole entrare nel Mikoshi. E quindi dovremo tornare nel cyberspazio più avanti nel gioco. Ma adesso no, adesso andiamo sulle strade di Night City. Torniamo sulle strade. Eccoci qua. Se ricordate, alla fine dello scorso episodio avevamo trovato quella specie di Terminator con tutti i suoi, le sue vittime. Nascosto durante la sparatoria, ucciso dallo stesso fucile militare usato per uccidere gli altri membri della gang. Allora, il Terminator l'abbiamo ucciso qua, lo vedete? Eccolo qua. Diego Ramirez, ex poliziotto, impazzito. Civile disarmato. Altro civile disarmato. Ancora uno. Altro civile disarmato. Che sa Julie Sullivan? Ma civile, non dice nient'altro. Questo distributore di pappa lo posso hackerare? A cosa mi serve a crearlo? Niente. Vabbè, proviamo. 55 non ci eccola. Beh, qua l'entrata è stata facile, eh. Punti esperienza riduce di uno l'hacking in quest'area. Carrello elettrico. Sta arrivando la notte, eh? Siamo al tramonto. Civile. Capo del gruppo.
L'unica vittima a non essere stata uccisa immediatamente ha sofferto una morte lenta e dolorosa. Conversazione archiviata. Vediamo un po'. Allora, questo è lui. Hideyoshi Ueno, quel figlio di puttana ha già ucciso 20 dei nostri. Perché ci vuole tanto? Un altro dei suoi scaglionzi dice, ci sta dando la caccia, se la sta prendendo comoda. Sono già andati a puttane due o tre affari per colpa vostra. Non riusciamo a trovarlo, si è rintanato come un topo in attesa del momento migliore. Lei è ideale, perfetta, vedrai, un cazzo. Che state aspettando? Stanatelo, testa di cazzo, usatela come esca. Ricevuto capo, prepareremo una trappola usando la figlia e toglieremo di mezzo quel bastardo. Ma questa è la trama di Commando, più o meno. È la trama di Commando con Arnold Schwarzenegger che gli rapivano la figlia. Ricordate che lui era un veterano di guerra e c'è stato un altro che gli rapiva la figlia, un altro veterano, e lui doveva andare a salvarla. Qua è più o meno lo stesso, però lui era vestito da Terminator invece. E questi sono tipo degli Yakuza, dei mafiosi giapponesi, che gli hanno rapito la figlia per levarselo dalle scatole. Perché lui faceva tipo il giustiziere. Ok. Non è più questione della figlia, ormai è questione di vendetta. Ricordatevi che la ragazza è tutto quello che conta, brutti pezzi di merda. Quindi la ragazza che stava là vicino era la figlia, forse. Ken Masuda, quando tira fuori quella sua testa di casa, penseremo un progetto in fronte, almeno lui la testa la usa, contrariamente a voi. Ieri ho sentito il frusciare dell'erba per il vento e ho pensato che stesse venendo a bruciarmi la casa. Non posso vivere così. Nel terrore! Alla fine una brutta fine l'hai fatta, caro il mio Yakuza. Pieno di cyberware, catenina d'oro e capelli biondi. Ha fatto una bella fine, eh? Questo qui è una guardia del corpo dello Yakuza. Muscoloso e tarchiato, apparentemente un mercenario. Sembra che si sia uniti qui per resistere fino alla fine. Qua c'è un'altra guardia del corpo, eccola. No, ho preso dei materiali da loro. Ok, posso andarmene. Andiamo, parliamo con... Smoke on the Water si chiamava sta missione. Mazza, il coltellaccio che c'è questo. Vittima, questa è una vittima. Questo è l'unico che c'entra niente, stava qua per caso. Questo invece c'è armacete, guarda un po'. Comunque parliamo alla nostra regina, così gli diciamo cosa è successo. Dov'è regina? Eccola. Ah, non me lo fa dare ancora il... non mi fa dare il responso. L'ho letta la conversazione fra Ken Masuda e Diego Ramirez? Non l'ho già letta? È andata sul diario? No. Non c'è. Deve stare qua da qualche parte, ma va a trovare. Non c'è. Dov'è Ken Masuda e Pedro Ramirez? Non lo trovo. Ah, eccolo, trovato. Eccolo. Vogliamo una tregua, ti interessa?
A Diego Ramirez si chiama il Terminator. Voglio mia figlia e me la riprenderò con o senza una tregua. Ci siamo sbagliati, vogliamo restituirtela. Puoi dirlo forte che vi siete sbagliati. Dove e quando? Dove e quando? Al Pier di Pacifica. Ti consegneremo la ragazza, ognuno andrà per la propria strada. Arrivo tra 20 minuti, non costringetemi a venire a cercarvi. Quindi, insomma, qui c'è stato lo showdown, lo scontro finale di questa storia. La ragazza che stava qua che fine ha fatto? Era lei la figlia di Ramirez? Sparita. Vabbè, vabbè. Mandiamo un messaggio a Regina. Sono riuscito a tenerlo in vita. Sono felice che tu ce l'abbia fatta e abbia risparmiato il nostro uomo. Peccato che i predatori alfa di Night City abbiano già fiutato. Intendevo la Max Tac. Probabilmente è meglio se stavolta ci teniamo alla larga. La gang ha scelto il CEUM sbagliato. I Tiger hanno gradito la ragazza e deciso di trasformarla in una doll. Ah, grosso errore, non sapevano che il suo paperino era un ex membro delle forze speciali. Questi non ha perso tempo nel da loro la caccia. L'unica possibilità che gli restava era di attirarlo in trappola. Grossissimo errore, mai sottovalutare un ex commando, appunto commando, che rivuole sua figlia. Ha stanato e sterminato tutti i Tiger con la stessa facilità di un fottuto safari. Ok. Quindi in sostanza sì, era un omaggio al film Commando con Schwarzenegger, no? Che gli fregavano la figlia, stessa cosa. Però a dire tutto anche un film recente con Stallone c'ha cioè più o meno la stessa trama, solo che declinata in modo diverso. Non vi dico che film è, dico solo che il protagonista si chiama John ed è il quinto film di una serie, però non dico nient'altro, però avete capito, insomma. Ok, ma me ne posso pure andare. Vediamo qui se devo chiamare Panam. Ma perché devo chiamare Panam? Vediamo qua in giro se c'è da fare qualche missioncina, eh. Sono Vicky. Vicky? Vito. Chi ti ha dato il mio numero? Rogue. Ah, perfetto. Cazzo. Come hai intenzione di incularmi stavolta la vacca sacra? Lascia stare Rogue per un minuto. Voglio aiutarti. Che gentile. Ma è troppo poco e troppo tardi. Dì a Rogue che può andare a farsi fottere. Dillo al tuo analista. Ti chiamo per la macchina e la merce che hai preso. Ti interessa? O preferisci che vada anch'io a farmi fottere? Lo scalone Arcine Bonita Street, al confine della città. Vediamoci lì. A presto. Che schifo. Sparatorio ravvicinata. Livellato da proiettili sparati da un fucile militare a distanza ravvicinata. E questo è un altro della banda che il nostro Terminator ha fatto fuori. Resa immortale nel brano punk rock del 2034 Pounding Gina in My Galina. L'immortale. Schiacciato l'auto, la prima vittima della sparatoria. Quindi è arrivato sparato a cannone con sta macchinetta e ha spaccato tutti.
Ehi, Judy, che c'è? Puoi venire subito qui. Che è successo qualcosa? Sì. Fa presto. Ecco, si è bloccata la macchina, perfetto. Niente, si è bloccata la macchina, vaffanculo. Che sfiga. Si è bloccata la macchina. Allora, là chi ce l'ha di andare da Panam. Però intanto c'è Judy che mi vuole. Vediamo un po' dove sta lei, se sta più vicino o più lontano. Là qua c'è... Sai, psicopatico, fumo sulla... Questa l'ho fatta. Qua però dice esami nel furgone. Io già l'ho fatta. Perché devo andare a esami nel furgone, mo? Allora, qua devo andare da Panam e qua devo andare da Judy. No, qua Takemura. E Judy dov'è? Vorrei andare prima da Judy, francamente. Però aspetta, scendiamo, riscendiamo un attimo qua al molo per vedere sta storia. Poi qua ho lasciato pure la moto, ma mi sa che è sparita. Il mio amico mi ha dato il tuo numero, sentito che fai bene il tuo lavoro. Siamo una casetta per te, chiamami se ti interessa. Ma ci sono troppe side mission, non sto giocando, non le puoi fare tutte. Scusa, ci prendiamo pure una moto, va. Furgone Tiger Claws. Il modello più giovane, economico e popolare della gamma Vilfort. Ma questa è la figlia. Ah, questa è la figlia, è morta però. Torturata a morte diversi giorni fa. Ah, ecco perché si è incazzato. Non posso salire sul camion. No, sale sopra. Questa era la figlia. Ha fatto una brutta fine. Ma se ne potremmo pure andare. Plasidi inattiva? Inattivo? Occhio alle spalle. E mi ha chiuso il telefono. Plasidi, è quello stronzo dei Voodoo Boys. Ecco, si è bloccata la moto, perfetto. Sbloccamo. Allora, vediamo un po' sulla mappa. Voglio andare, io però voglio andare da Giudo. Cazzo sta questa? Fate entrare i clown, Ghost Town. Ozob. A parte questo, Judy, eccolo. Le buone azioni non saranno mai impunite. Se tendi la mano a qualcuno, gli te la morderà. Se aiuti un poveraccio in difficoltà, gli ti attaccherà le pulci. Se salvi la vita a qualcuno, beh, completala tu. T'ammazzerà. Quindi andiamo a vedere su
sulla mappa quanto è lontano. Sta lontanissimo. Lontanissimo. Sta oltre Takemura là. Però ci devo andare. Da giù ci devo andare, raga, c'è poco da fare. Andiamo. Stavo contro mano, eh. Si è interrotta la radio, raga. Faccio questa missione. Ah, ma c'è una macchina. Aspetta. C'è una macchina che sta ammazzando tutti. C'è una macchina impazzita che sta ammazzando tutti. Devo fare qualcosa, raga. Non posso fare niente. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, cambiamo nuovamente look. Rimettiamoci i nostri vestiti normali. Dai, così ci andiamo meglio. E poi andiamo a vedere sulla mappa qua vicino. Ah, qua c'è un poster. C'è un teletrasporto e c'è un carico secondario. Allora, intanto andiamo al poster. Nel frattempo... ma quella è tutta robotica. Quello è un po' esagerato con il cyberwar, eh? Ma dov'è il graffito, raga? Non lo vedo. Non credo, perché quando stai vicino a un obiettivo, questo obiettivo scompare. Come cacchio se lo sono studiata sta mappa? Sparito. Ah no, eccolo. Cioè, mi è sparito, che cazzo? Sta qua dietro? Devo scavalcare? Ah, posso aprire, bene. Qua che è l'ascensore, dove va? Mi sa che devo salire su. Al parcheggio. Andiamo a vedere. Parcheggio. Ah no, sta sotto il parcheggio, devo andare sopra, non è qua allora. Mi devo arrampicare su sti condizionatori, eh. Non ce la faccio. Ah! Sono cascato. No, perché non mi riesco a arrampicare qua, mannaggia voi. Allora, arrampichiamo su sta monnezza, va. Non riesco ad andare su qua, eh. Ok, dai, ce lo sto facendocela. Ma dov'è? Perché mi è riscomparso? Perché ogni volta che ci vado vicino mi scompare questo indicatore? Mamma mia, che stress. Cazzo sta? No, proprio è scomparso, proprio non so di più.
Ma dov'è? Stava qua? Ma mi stanno prendendo per il culo. Forse appare solo in determinate ore del giorno, non lo so. Perché è sparito? Aspetta, sprega. Palazzo della Militech. Andiamo a rivedere qua. Mori è parso, guarda. Eccolo, Mori è parso, mortacci sua. Allora, vediamo un po'. Dice che sta qua. 50 metri. Ecco, eccolo, eccolo. Beccato, beccato. È una specie di scheletro cyber con una spada. La morte. Dove stanno? Ah, mi tocca andare a vedere qua. Tarocchi. Dov'è la morte? Eccola. La morte è la carta della trasformazione. Simboleggia una transizione ardua e imminente, la conclusione di una fase di vita, l'inizio di un'altra. Inevitabilmente qualcosa va perduto nella trasformazione, ma qualcos'altro sorgerà per prenderne il posto. Infatti, sì, la morte sia nei tarocchi classici che in quelli che ho usato io in passato, quelli della Sibilla. Ho fatto anche una puntata del Zombie Vlog dove parlo dei tarocchi e di altre cose di divinazione, svelando il segreto dei tarocchi. Quindi, se vi interessa, andate a vederlo. Sì, è un video lungo, fastidioso da ascoltare e anche noioso, però se avete pazienza vi svelerà delle grandi verità sul destino dell'uomo, sui tarocchi e sulla verità dietro i tarocchi. Quindi attenzione, è una cosa che mi fa odiare sia da chi è scettico che da chi invece crede nella cartomanzia. Questo è un video dove mi odieranno tutti, perché quando tu dici la verità vieni odiato da tutti, ovvio. È naturale, è normale, è normalissimo. Ok, quindi la morte rappresenta il cambiamento in tutti i tipi di tarocchi. Se arriva dritto può essere positivo, se la morte arriva al contrario può essere negativo, può anche essere un cambiamento negativo, tipo una vera morte che ti cambia la vita. Allora, adesso devo andare da... devo andare da Giudy. Ho sbagliato strada, andate qua. La moto te l'ho poggiata e mo chi si ricorda, ho perso totalmente l'orientamento. Guarda, delle piante stanno sotto vetro qua, guardate un po'. Oddio! Che è successo? C'è uno che ha detto oddio. Vabbè, chiamo la moto. Perché mi devo ancora fare 2,5 km, capirai. Famo sesto viaggio. Ah, non ho sbattuto contro la macchina della polizia. Terribile.
No, qua è chiuso, ti ho fatto un giro. Devo andare su quel ponte là in alto, e come ci arrivo? Devo andare qua. Devo scendere all'uscita prima, eh? Vabbè. Scendo alla prossima. C'è tipo una uscita qua. Di, uno dei miei veicoli è sparito vicino alla tua posizione. Ok, tengo gli occhi aperti. Per ragioni ignote, le coordinate sono arrivate danneggiate. Non posso determinare la posizione precisa. È sempre la stessa stronzata questa. Che sono andato? Seguiamo il navigatore. Chi se ne frega? Ok, tengo gli occhi aperti. Per ragioni ignote, le coordinate sono arrivate danneggiate. Non posso determinare la posizione precisa. Andiamo da Judy. Forse si è svegliata Evelyn. Vediamo un po'. Judy? Beh, sto qua, perché non mi fa entrare? Devo suonare? Oh, Judy! Il bagno! Oh, cazzo! Tu le salvi il culo e lei per esprimerti la sua gratitudine. Sta zitto. Sono uscita solo un'ora. Bisogna fare qualcosa. Non voglio problemi. Chiamo gli sbirri. Puoi metterla sul letto. Come se questo cambiasse qualcosa. Non la sposterei prima che arrivino gli sbirri. Per loro è una puttana morta come un'altra. Che gli frega.
Il minimo che possiamo fare è trattarla con dignità. Sì, vorrei segnalare una morte accidentale. Northside Jackson Street. No, nessun pericolo immediato. È un suicidio. Domani... No! Oggi! Quale parte di morte non è chiara? No, il decesso non è stato dichiarato dal trauma team. Se fosse stata assicurata non vi avrei chiamato. Cazzo! Se non volete muovermi il culo, magari faccio un salto io al distretto a spaccare tutto! E adesso che fate? Venite ad arrestarmi! Beh, non me ne frega un cazzo se mi segnalate! Allora, qua il fatto del cyberware, effetti collaterali, già sappiamo perché già abbiamo trovato il documento La Verità sulla cyberpsicosi. Ricordate qualche puntata fa? Arrivano fra poco. Volevano che la tenessi nel ghiaccio fino a domani. Facce di merda. Sai... Lei era la tua migliore amica e per te è una tragedia. Ma loro riceveranno decine di chiamate del genere ogni giorno. Chi cazzo sei, il loro PM? No, dicevo così. Le metto addosso qualcosa. Voglio che sembri una persona, non un cadavere. Puoi aspettare fuori. Chiudi la porta, V. Per favore. Ha fatto una brutta fine. Perché si è suicidata, però? Hai una sigaretta? Non sapevo fumassi. Ho smesso anni fa, ma ora mi serve... qualcosa di più dell'aria nei polmoni. Per favore, V, solo una. Ecco, tieni. Era il suo portasigarette. Fumava una marca strana, esclusiva. Evie era così. Ogni volta che si trasformava in qualcuno studiava ogni dettaglio. Parecchia gente conosceva Evelyn. Quella vera, intendo. No, nessuno. Cazzo, Evie. L'ho delusa. Pensavo che lasciandole lo spazio, il tempo, si sarebbe ripresa. Non riesco a capacitarmene. Non pensavo che Evelyn fosse il tipo da mollare. No, dai. Con quello che è passato, io non lo chiamerei mollare. Il suo problema. Non riuscivo a pensare ad altro. Fisicamente era a posto, lo shard da Doll era operativo, incorrotto. Quindi doveva essere un trauma psicologico. Ho frugato un po' nei suoi virtù e ho trovato Woodman. Era con lui. Le faceva di tutto. Non hai idea. E quando si è stufato, l'ha scaricata. Cosa le ha fatto Woodman? L'hai visto? Sì. E vorrei tanto poterlo dimenticare. Aspetta, hai trovato altre registrazioni? Ho dato un'altra occhiata a quelle danneggiate. C'era rumore. Non si capiva molto.
un certo punto ho beccato una specie di eco della litigata che abbiamo fatto. L'ultima volta che ci siamo viste. Ma so che non stava registrando. Perché era salvato tra i Virtù? Non so spiegarmelo. Forse era un ricordo successivo, come se l'avesse rivissuto. Magari l'impianto era acceso quando... Sai, no? Come un meccanismo di difesa. Ti rifugi nel passato per non vivere il presente. Non avevo idea che fosse un mostro del genere. Mi sembrava solo il solito pervertito. Lo mascherava bene. Io lo conoscevo. Ma non avrei mai pensato che fosse così malato. Deve esserci qualcosa che posso fare. Tipo? Non lo so ancora. Chiamerò Susie. Grazie, Vi. Scusa, ma ora voglio stare un po' da sola. Mi faccio viva io, promesso. Però poi a quello gli menamo, eh? Sicura che non ti serve niente? No, ma grazie per avermelo chiesto. Se salta fuori qualcosa, fammi uno squillo. Collettivo Bartmus, quando di nano, questo è vero, no? Ok, questo è... Ok, stasera si svilupperà più avanti. Mi sembrava, per un attimo mi era sembrato Johnny Silver, invece no. Un vagabondo col braccio robotico. Vabbè, questa storia, diciamo, avrà degli sviluppi più avanti, credo. Per adesso andiamo un po' a vedere se qua in giro ci sono delle missioni da fare. Allora, qua vicino c'era una missione della main, se non sbaglio. Qua c'è un sicario. Qua c'è un assalto. Andiamo a fare questo assalto e poi andiamo dal sicario, dai. Siamo una contromano? Ok, andiamo a farci una passeggiata. Interessa, andiamo a vedere sta aggressione. Ah, sul tetto sta l'aggressione? Come faccio a salirci? Da qua, come dici? Questo sta a comprare qualcosa da mangiare. Sta qua sopra. È in un appartamento? Come ci arrivo? Qua dice da qua. No, da qua. Devo arrampicare? Come cacchio ci arrivo adesso? Che devo fare una cosa all'Assassin's Creed?
Invece devo andare in alto. Come ci arrivo lassù? Ma vediamo un po' se c'è un altro punto dove si può salire. Giriamo attorno al palazzo. Mo dice che devo entrare da qua. Scendi da qua. Ah, ecco, ecco. Si va per il tetto. Ah, guarda, guarda. C'è una vedetta là. Se vado da qua invece. Ah, qua c'è il filo spinato. Come ci arrivo qua su? Niente, devo per forza disattivare quella vedetta lassù. Vediamo un po', faccio un po' di hacking. Gli faccio un bel... riavvia ottiche. Ciao! Ma a fuoco! Qua fanno la droga, eh? C'è qualcuno qua alle spalle. Innanzitutto andiamo all'inventario e buttiamo un po' di roba, che ci abbiamo troppa roba. Chi è che mi sta sparando? Che gambe storte!
Ah, qui c'è un hacking che si può fare, mi sa. Stiamo facendo il possibile, ma siamo soltanto in due per ora. Il laboratorio può gestire fino a 45-50.000 al mese, non di più. Se vuoi un parere, ignorerei Westbrook. Ah, non c'è l'oro giocato, mi concentrerei sui bassi fondi. Sì, quindi questo era il laboratorio dove facevano la roba. E noi l'abbiamo smantellato. La lotteria, questa è la solita fregatura spam. Oh, c'è un album di Johnny Silverhand, guarda. Aspetta, ci sono dei proiettili, questi me li prendo. Questa è la roba, guardate, tipo pare slime. È tutta verde fluorescente, sta specie di droga del futuro. Ok ragazzi, la puntata finisce qui. Ma io fra questo e il prossimo episodio toglierò un po' di monnezza dall'inventario, perché scommetto sto appesantito. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Cyberpunk 2077. Ciao ragazzi, alla prossima.